piace, perché sicuramente tra le cose di non una di meno ce ne sono tante che in piazza non sono scese, perché ancora ubbidiscono al PD. Donne, liberiamoci! Adesso passo la parola a una di noi, che è anche una istituzionale, perché è la sindaca di San Desiderio. Per noi è una sorella, è una compagna di lotta dall'inizio di questa battaglia e si chiama Loredana. Bene, il colpo d'occhio che c'è da qui è veramente eccezionale. La piazza è piena, 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 piena. Coloratissima. Io avevo promesso a un amico di leggere la sua lettera, ma mi aveva toccata particolarmente, perché come donna e come contadina mi sono sentita toccata un po' da quelle signore, perché io sono un po' curiosa di essere un erede della civiltà. Vedete, mie care signore, lassù i valli sulla sopravvivono quasi eroicamente gli eredi di quella che viene definita civiltà alpina. Sono giovani e meno giovani che hanno scelto di rimanere lassù per viverci, non soltanto guardando dal finestrino e salendo su per calendare. Piccole, porte molto spesse e soprattutto presidiavano la montagna, perché la vivevano, facevano delle mulattiere per muoversi da un posto all'altro. Ecco, care signore, mi rivolgo proprio a voi, se oggi vi abbiamo dato un po' fastidio perché non siete riusciti ad andare a fare lo shopping, perché le strade di Torino erano bloccate, guardate dai balconi, perché vedete in questa piazza molta gente è arrabbiata, ma è festosa. E in mezzo con noi hanno camminato tutte le persone di montagna, tutte, qui ci sono tutte, ma ci sono anche le persone che da 13 anni fa lottavano con noi a Venaus. Purtroppo non ci sono più, ma oggi sono qui in mezzo a noi. Saluti da Piazza Castello, c'eravate, noi ci siamo e ci saremo, ci saranno. Grazie, Torino, mi ridete di più, 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 mi ridete di più. Allora, dicevamo, purtroppo è molto importante anche certificare, ahimè, nonostante questo colpo d'occhio già non lasci adito dubbi, le presenze in questa piazza. E allora abbiamo pensato bene di non lasciare nulla al caso e ci sono giunte delle riprese, che adesso manderemo 20 secondi di riprese, da un'angolazione piuttosto diversa da quella di chi è qua sotto il palco, chi è sopra il palco. Ma giusto per non lasciare nulla al caso, adesso mentre scendono e si preparano i prossimi interventi, mandiamo questo video.
capire che se i lavoratori non hanno i mezzi di no, e ok, va bene, mi sembra che siano riprese che non lasciano adito a dubbi. E allora adesso cedo il microfono a Lele Rizzo. Allora, prima di iniziare a parlare volevo chiedervi una cosa che è un momento importante, non so se sapete tutti cosa è successo questa notte a un concerto di Sven e Basta, sono morti dei ragazzi piccoli, giovani e una mamma. Io non mi chiederò come succede nelle altre piazze un minuto di silenzio, ma vi chiedo un applauso per stringerci tutti insieme. I nostri ragazzi devono essere liberi di andare a ascoltare un concerto, divertirsi e non rischiare la vita. Questi purtroppo sono dei problemi, oltre al nostro, concreti e reali. Grazie. E adesso invece veniamo a noi. Io in questi giorni ho avuto la possibilità di parlare un pochino attraverso i giornali a chi ha organizzato la manifestazione del 10 novembre. Ci avevano lanciato una sfida, perché comunque questa piazza era una sfida. Abbiamo vinto, prendiamo, andiamo via, andate, via. Questa è la risposta. Buone giuste, ma soprattutto non è detto che siano motivazioni per gli altri. Quella piazza e questa idea di questo tipo di progresso, no, che si dovrebbe fare attraverso la Torino-Lione è un'idea vecchia. In quella piazza si inneggiava Cavour, ma io voglio dire oggi, nel 2018, ma perché non andiamo a inneggiare collettivo di tutti quelli che sono di fianco a noi, perché la nostra lotta è una lotta che fa bene a tutti, fa bene al paese, fa bene alle nostre tasche, fa bene alla nostra salute, fa bene al futuro dei nostri figli. Io voglio dire chiaramente qui dalla piazza centrale di Torino che se qualcuno vuole andare a Lione ci può già andare adesso, c'è un treno, ci sono tantissimi passaggi tutte le settimane, c'è persino un pullman, a meno che, come ho sentito dire in quella piazza che tutti avevano voglia di andare a Lione, non si ritiene, adesso non porto, mi sono promesso di non dire parolacce dal palco, un sacco pieno di qualcosa, quindi è una merce, sale su un treno perché quel treno è stato progettato. La progettazione maggiormente per le merci e se ci fanno parlare delle cose vecchie, dei retrogati, ma ci rendiamo conto invece che oggi quello che proponiamo noi, cioè fermare quest'opera, mettere la parola fine al tanto significa da subito riversare quei soldi in altro. Non è possibile che se io accompagno mio figlio a scuola nella prima media, la prima cosa che guardo è il tetto della scuola, non guardo gli insegnanti, guardo il tetto e spero che non gli cada in testa. Quando devo prenotare una visita medica nel servizio sanitario pubblico dove si fanno tanti sforzi, minimo ci vanno 6 mesi. Se i nostri nonni devono campare con le pensioni è un dramma, se un anziano si deve muovere in una città è un dramma, i torinesi per tornare a casa sono imbottigliati nel traffico e io vi assicuro quello che dovrebbe andare da Torino a Lione per guadagnare ben 40 minuti non risolverà nulla, non risolverebbe niente di questa città ha bisogno di altro, ha bisogno di una cosa come questa, ha bisogno di pensare in grande. Quanti giovani ci sono, perché questa è la differenza,
Noi non dobbiamo più accettare, per la prima volta almeno nella mia vita, io ho poco più di 40 anni, non avevo mai visto 3.000 imprenditori seduti tutti insieme nel parlare del futuro del paese. Non li ho mai visti. Non li ho mai visti quando è iniziata la grande crisi globale. Non l'ho vista quando c'è la gente che dorme in macchina per la vergogna perché non ha una casa. Non l'ho mai visti quando nella terra dei fuochi si muore. Non l'ho mai visti quando si muore per un temporale, non li ho mai visti per il ponte Morandi che crolla, non li ho mai visti questi imprenditori. Questi sono gli imprenditori che potremmo essere anche noi imprenditori, perché comunque a spendere i soldi degli altri siamo capaci tutti. Questa è una città, soprattutto nella Fiat, che vive e ha sempre vissuto dai contributi statali, allora lo capite, sono capace anch'io che sono legato a fare l'imprenditore. Tanti soldi non sono miei. E allora facciamo quello, facciamo il tap, facciamo tutto quello che c'è. No, non è così. A volte sembra una cosa banale, ma proviamo a ragionare. Dire no è una cosa intelligente. Dire no è una cosa grande, perché quel no dietro ha tantissimi sì. Però in questo mondo c'è bisogno di dire no. C'è un bisogno assoluto di dire no, perché questo mondo va da altre parti. In contemporanea noi c'è la conferenza sul clima mondiale, ci stanno dicendo, e non sono allarmismi perché nel piccolo ce ne accorgiamo tutti di come cambiano le cose, che qua con questo stile di vita non si può andare avanti, ma non è il nostro stile di vita, che potremmo anche inquinare, ma siamo un singolo che butta una bottiglia di plastica e non la ricicla bene, ma con lo stile di vita che è stato creato da questo sistema di produzione di vita. È questo che non si può più tollerare. E allora siamo più moderni noi, guardiamo al futuro noi che diciamo basta con questo stile di vita, ossesse madamine con dietro tutti i loro imprenditori a dirci che bisogna fare il cemento, che bisogna essere contrari addirittura all'anarchia delle biciclette e chissà quante altre cazzate, scusate. Io sono qua e concludo e ho il cuore enorme in questo momento, perché questa è la risposta che mi aspettavo, ma avevo paura, non ero sicuro di che ci saremmo riusciti, e invece ci siamo riusciti, senza 10 pagine al giorno dei giornali, senza le televisioni che ci invitano in ogni trasmissione, senza nulla. Quindi io voglio ringraziare veramente tutti, uno per uno, però non ce n'è neanche bisogno, perché insomma qua andiamo tra amici, non è che c'è qualcuno stato precettato per venire. Chi è venuto da fuori, io voglio ringraziarlo, non abbiamo indetto una manifestazione nazionale, ma la gente da fuori, perché no TAP significa un bisogno collettivo e piccolo interesse personale. Concludo con due cose, permettetemi, non voglio fare slogan, ma voglio salutare una persona che non c'è più, so che non, è un po' divisivo, ma voglio salutare Gigi Radice, che è morto, perché mi ha insegnato che nella vita non serve solo vincere, si può perdere, ma si può perdere con dignità, con grinta, con lotta e con il cuore. Detto questo, ci tengo a fare l'ultima cosa, ho detto che non farò slogan, voglio presentare, anche se non ce n'è bisogno, Nicoletta Dosio, alla quale lascerò la parola. Nicoletta è un simbolo, so che non le piace questa parola, perché la vedete, è una signora, è la sua età, è quella che è, e ha fatto di tutto per questa lotta. Lei era agli arresti ed è evasa per questa lotta. Lei, insieme ad altri, ci ha messo di tutto per questa lotta e non ha guadagnato tanto così nel suo interesse personale. Lei è una notabile. Grazie. Sui sentieri della nostra valle
degli esseri umani e per la natura, distruttivo per il futuro, che noi vogliamo sia bello e utile e generoso anche per chi verrà dopo di noi. Questa piazza è l'esatto opposto di quel sistema violento e irresponsabile che devasta, uccide, divide. Quel sistema che ci vorrebbe tutti, come diceva Cortini in una sua bella poesia, muti e quieti come le merci impacchettate nei mercanti, come i visceri merci dei macelli che vanno nei loro splendidi autoclavi. Ci vorrebbero muti e quieti, ma noi invece parliamo, abbiamo la nostra voce, abbiamo il futuro che vogliamo davanti a noi. Parliamo con generosità, non soltanto guardando alla Torino-Lione o alla nostra valle, l'abbiamo fatto sempre e per questo siamo ancora qui. Il nostro notab è no a tutte le grandi male note. Non vogliamo che il male a Torino-Lione sia una comoda compensazione per dire sì al Terzo Valico, sì al MUOS, sia il TAP, sia la Pedemontana, sì a tutte quelle malefiche infrastrutture che devastano i diritti e fanno gli interessi e i profitti di pochi. Il nostro no non è soltanto il no ad un degrado ambientale, ma è un no all'ingiustizia sociale, e del degrado ambientale è l'altra faccia. Per questo diciamo che non ci piace questa Europa dove il dominio delle banche e delle armi si fa corridoio di traffico e di mercato. Questo paese che nega il diritto di circolazione alle persone, ma le garantisce alle merci e ai capitali, alla delocalizzazione del lavoro, dato che si può sfruttare di più e inquinare di più senza regole. Diciamo no a questo paese che esalta l'alta velocità e taglia i servizi pendolari, che stava a mega tunnel e lascia crollare le scuole, che costruisce cattedrali nel deserto e nega il diritto alla casa. E combattiamo! La Valle di Susa è anche una valle accogliente. Combattiamo! Di lacrimogeni, di progetti.
processi, di migliaia di denunce. Voglio conoscere così. Perché sappiamo i loro muri a cingere il loro cantiere, a sbarrare i nostri sentieri per impedirci di andare a tagliare quelle reti, a riprendere quello che è nostro come esseri umani ed è nostro anche come natura. Chi ha voluto e votato quelle leggi liberticide non può avere nulla in comune con le ragioni del movimento notato. E con questa piazza, così bella, così viva e così generosa. E vorrei anche io fare un riferimento a quell'altra piazza di qualche giorno fa, una piazza plumbea, che ha avuto il coraggio di rievocare la marcia dei 40.000. Quei 40.000 quadri che sono stati messi in piazza per tagliare le gambe a quelle conquiste operaie e democratiche che da decenni andavano avanti e facevano paura al sistema. Io quella marcia me la ricordo, non erano affatto 40.000, ma erano sufficienti per imporre la legge del padrone a questa Torino dove non si muore foglia se Agnelli non voglia. E mi ricordo anche l'altra faccia di questa Torino, quella dei lavoratori della Fiat. Mi ricordo i 35 giorni dell'occupazione della Fieramione e delle altre fatte che sono. E mi ricordo quell'ultimo giorno dove gli operai si collegavano. Che diceva avevamo la ragione e la forza, ci è rimasta la ragione, coraggio compagni. E questa piazza così bella e generosa è anche un risarcimento a quella lotta finita male, dopo la quale sono andate avanti le delocalizzazioni, i licenziamenti, la precarietà per tutti. Dopo la quale il progresso ha significato devastazione. La piazza di qualche giorno fa inalterava dei cartelli che saltavano il progresso. Ebbene, quel loro progresso è progresso di devastazione. È progresso di un mondo che va a pezzi. È progresso delle multinazionali. È progresso del transgenico. Contro un'agricoltura che dovrebbe servire per migliorare il mondo. È progresso di una cultura che viene negata a tutti. È progresso di un commercio che uccide i piccoli esercizi di vicinato per alzare, per innalzare, per allargare le cattedrali dei loro templi delle merci. E contro tutto questo noi diciamo no. E questa piazza di oggi è molto più che una piazza notare, come molto più che una piazza sanare, è una piazza di quell'altro giorno. È una piazza di persone che riprendono con orgoglio il diritto alla loro vita, che sanno bene dove sta il nemico e decidono di non sopportare più. È una piazza dove la resistenza riparte. Giallele, che qualcuno prima ricordava che l'8 dicembre del 43 in Valle di Susa nacque una delle prime formazioni partigiane d'Italia. Fu un giuramento per una resistenza, per una liberazione che era prima di tutto liberazione sociale. E per questa liberazione c'è un solo modo, lottare, compatti, con generosità, perché il futuro è possibile, un altro mondo che è possibile. Bisogna volerlo, anche con spirito di sacrificio. Ma è anche bello sacrificarsi per dei motivi giusti, per degli ideali generosi e perché tante
in questo mondo che è sempre più soltanto dei più ricchi, dei più forti, e la desolazione è possibile fermarla. Dobbiamo volerlo. Quindi alla lotta, compagni e compagni. Allora, prima di introdurre il prossimo intervento, ci sono due comunicazioni importanti. La prima, che ci sono tanti notava ancora in via Pietro Micca che vorrebbero entrare in piazza. Quindi l'invito che faccio da metà piazza, perché qui vedo che qui no. Ricordare l'8 dicembre 2005, tantissime persone a Venaus recuperavano quei terreni che brutalmente il 6 dicembre erano stati tolti al popolo valsusino con le botte, la polizia nella notte. Ecco, noi, quasi tutti noi qua l'8 dicembre 2005 non c'eravamo, eravamo troppo piccoli, addirittura alcuni non erano nemmeno nati, eppure siamo pronti a prendere il testimone di questa lotta. Siamo pronti a prendere il testimone di questa lotta perché noi in Valle ci abitiamo e non vogliamo avere per 20 anni chissà quanto cantieri che ci devastano la nostra casa dove vivremo. Io per esempio sono di Avigliana, ma Susa la devasteranno, cambi di viabilità enormi. E, no, e vogliamo parlare anche dei camion che devono passare da Chiomonte, fare dei giri senza senso, pieni di smarino per andare a salvarla. Ma non è solo questo. Noi non siamo lo TAV solo perché il TAV non lo vogliamo in Val di Susa, noi il TAV non lo vogliamo da nessuna parte. Il TAV però che era, se parliamo ad essere ottimisti, siamo 10-15 miliardi a carico dei contribuenti e i dati, lo sappiamo bene tutti, dimostrano che non ci saranno ritorni economici, quei soldi andranno in debito pubblico, saranno soldi che dovremmo pagare noi e che andranno a pesare su di noi negli anni qua futuro. Ecco, noi questo non lo vogliamo. Thank you.
non soltanto sono il testimone di questa lotta, nel senso che devono raccogliere gli oneri e gli onori di una lotta più che trentennale, però sono la speranza e il futuro di tutto il paese, non soltanto della Val di Susa. Grazie. E ora direi che tutti quanti avete avuto modo in questi ultimi 3 anni di ascoltare, magari anche vivere direttamente in loco Venaus, uno di quegli eventi che mette insieme non soltanto le parole, la cultura, la musica, ma mette in piedi anche sui palchi, perché invece ci credono perché l'hanno vissuto sulla propria pelle cosa significa essere molto spesso presi per la giacchetta e utilizzati strumentalmente dai governi, dai politici di turno. E molti hanno in qualche modo riconosciuto la genuinità di fondo del movimento Notav, che è una risorsa, una forza in più. Abbiamo mandato nelle ultime settimane tantissime testimonianze di riprese video, magari anche artigianali col telefonino di molti artisti, e l'elenco sarebbe veramente lunghissimo, così come il Festival dell'Alta Felicità ogni anno ne porta a Venaus in Valsusa decine e decine e decine. Però molti erano anche in piazza, molti sono passati di qua a salutare, chi in bici, chi a piedi, molti hanno mandato il messaggio, partecipate alla manifestazione dell'8 dicembre. Abbiamo qua uno degli esponenti che da sempre ha simboleggiato la lotta anche con le parole, con la musica e con l'arte. Sergio Berardo del Ludalfin, gli lascio il microfono. Ciao Sole, ciao Flaire, ciao sorelle e ciao fratelli, mi chiamo Sergio, e come lavoro suo, sono la Mironda e faccio parlare la gente, faccio questo. Mi hanno chiesto vieni a dare una testimonianza di solidarietà. No, non ho nessuna solidarietà da manifestare, perché la mia non è una presenza per il sostegno alla lotta di un paese lontano, che può essere giusto, che può essere cibo, che può essere vero. No, la lotta della gente, la Valle Susa, è la lotta della montagna. Io sono delle montagne occitane, l'altra Valle Susa, la occitana, quindi vengo perché quella è la mia lotta, va bene? Bisogna, secondo me, ridisegnare un pochettino il rapporto tra la montagna e la città. Mi ha colpito tantissimo una di queste signore folcloristiche che sono venute sul palco un po' di tempo fa. A noi gli piace la vita di oggi, si prenda una monta, si prenda una camera, una piccola, vada in montagna. Oh! La montagna non è passato, è folklore! Si svegli quella signora! La montagna è presente, la montagna è futuro, la montagna deve avere dignità. Ci hanno detto, cari signori, tanto tempo fa, ci hanno detto, da Torino, venite da Roma, venite, partite, c'è la guerra, bisogna andare a allargare l'Italia, a fare l'Italia, partite, venite, andate su in Trentino, andate su, e le frazioni si sono svuotate, i ragazzi sono morti. Venite gente della montagna, andate, hanno detto un po' di tempo dopo, andate che bisogna andare a fare la guerra, andiamo in Russia. Faceva freddo come da noi, ma sono, le vallate si sono svuotate lo stesso, le frazioni si sono svuotate lo stesso. Erano sempre un po' di cose che venivano, la loro dignità. Non facciamola morire,
perché altrimenti la contate. Ciao. Perché siamo un presidio naturale, perché certe cose in Italia non si ripetono più. Grazie a voi, grazie. Se mi chiedi come va, va tutto bene, se mi chiedi...